perché noi crediamo in questa sfida e sappiamo che Lanzillotta sarà vincente, che Rocco Palese sarà vincente. Viva Lanzillotta, viva il popolo della libertà e viva Rocco Palese, presidente della Puglia. Voto di domenica e lunedì prossimo, che ci vedrà impegnati in una scelta che è fondamentale per la Puglia, è fondamentale per la nostra terra, fondamentale per la nostra città. Io sono qui in piazza per ringraziare il grande affetto che in questi giorni la mia città mi ha dato, che mi ha dato tutta la provincia di Bari. La mia è una candidatura al servizio della mia città, della mia provincia, ma al servizio in senso ampio della terra che amo, la Puglia. E allora, se questa competizione offre una possibilità perché questa terra abbia una nuova opportunità, io la voglio cogliere e la voglio cogliere insieme a voi, insieme alla mia città. E per farlo è necessario che tutti si facciano sforzo, perché questa è una competizione molto difficile. Se per essere eletti servono 15, 16, 17 mila preferenze, è chiaro che non è da una città che si può essere rappresentato, non si può essere eletti per rappresentare un territorio alla regione. Bisogna realmente essere rappresentativi di un territorio. E in questo contesto nasce la mia candidatura. Domi Lanzillotta, quest'uomo dalla grande educazione, dai modi gentili, ma dalla competenza, dalla preparazione assoluta e fuori discussione, possa ridare a questa meravigliosa cittadina, al nostro incantevole territorio, il prestigio che gli spetta e che gli è stato negato. Con questa capacità di essere squadra al servizio del territorio, io vi ringrazio ancora e vi invito a far votare tutte le persone che conoscete, invitate, portatele a votare, andate e dite di votare Rocco Palese. E se esiste una possibilità per questa terra, chiedete di votare anche per Domi Lanzillotta. Grazie. Nell'ultimo anno e mezzo per la nostra parte, diciamo, proveniente da Alleanza Nazionale. Quindi ha costruito e condiviso insieme con noi una rete di conoscenze e di amicizie che fa sì che in tutta la provincia ci sia una risposta e un consenso verso questa sua candidatura. Ieri sono state depositate le liste, oggi inauguriamo il comitato a Putignano, veniamo da Noci, siamo stati a Mola prima nel pomeriggio e concludiamo il giro con Castellano. Io sono un po' emozionato perché è un'esperienza importante per me. Oggi parte questa importantissima campagna elettorale che spero vi veda coinvolti e impegnati nel chiedere un consenso in più per la mia candidatura, ma soprattutto per il presidente Palese. Ho bisogno che ci sia il vostro sostegno e il
vostro coinvolgimento in questa esperienza. Io oggi sono qui insieme a questi amici che ho citato prima e credo che sia significativa la presenza di Sergio, perché Sergio è un po' quello che al nostro gruppo ha schienato la strada. Credo debba essere e sicuramente il giorno dopo le elezioni sarà ricordato come il motore di questa campagna elettorale. Facciamo conoscere meglio i nostri candidati e i nostri programmi, perché ce le faremo e insieme saremo vincitori. Di collaborazione che va avanti ormai da anni, voi tutti lo sapete, lui mi aiuta nella mia attività parlamentare a Roma, ogni settimana con me parte per Roma, viene là e seguiamo là da Roma tutte quelle che, come ricordava Giuseppe, sono le vicende che riguardano tutto il nostro territorio, tutta la nostra regione, in particolare questa nostra provincia. Allora votiamo con convinzione, andiamo a votare, portiamo la gente a votare, scegliamo il Popolo della Libertà, scegliamo Rocco Palese e, se mi consentite, diamo un appoggio a Domi Lanzillotta. Le valutazioni le hanno fatte Francesco, le ha fatte Giuseppe, le ha fatte Emilio Romagna, le ha fatte Stefano Di Perna, hanno fatto loro una valutazione e hanno scelto di indicare me come candidato di questa squadra al Consiglio regionale. Veramente è un momento di grande responsabilità per me. Però la vivo con grande serenità e con una grande volontà. Di essere pronto ad assumere quella grande responsabilità che ha un componente di un'assemblea legislativa come il Consiglio regionale. E chiaramente per farlo ho anche bisogno di un sostegno più caro, quello più caldo, quello che può darti soltanto la tua città, dove ci sono i tuoi affetti, dove ci sono le... dove ci sono le tue radici. E io ho cominciato ad appassionarmi di politica guardando mio padre. Scusate. Perché noi crediamo in questa sfida e sappiamo che Lanzillotta sarà vincente, che Rocco Palese sarà vincente e che i meridionalisti alla D'Alema saranno finalmente sconfitti. Viva Lanzillotta, viva il Popolo della Libertà e viva Rocco Palese, presidente della Puglia!